Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta vi presentiamo un archetipo del Pioneer, che ricorda da lontano un mazzo presente in Modern, prendendo in prestito alcune delle tech di quel formato, adattandola al nuovo contesto. Parliamo in particolare di una tribe, quella degli spiriti, che offre diverse abilità interessanti, tra cui flash e volare, che rendono evasivi e sfuggenti queste creature, ben rappresentando il flavor di questi permanenti. Su una base, che potrebbe tranquillamente limitarsi ai colori Azorius, viene aggiunto il verde, per una carta fondamentale per partenze o ripartenze a strappo, Collected Company, un peschino perfetto per la curva mana bassa dei nostri evanescenti spiriti. Questa volta vi parleremo di Bant Spirits. Siamo di fronte a un agro a tutti gli effetti, però, grazie alle abilità insite nella nostra tribe, ci possiamo permettere qualche trick in più, spiazzando il nostro avversario con delle giocate d'effetto. Un primo vantaggio lo possiamo ottenere dai Mausoleum Wanderer, qui in 4x. Abile a pompare le proprie caratteristiche grazie all'arrivo di altri spiriti, ma soprattutto un counter con le gambe, agevolato anche dalla sua abilità Flash. Non male per un solo mana blu. Con un effetto analogo, anche se più infido, abbiamo gli Spell Queller, anche loro in 4x, capaci di esiliare una spell dal costo fino a 4 mana, fino a che non usciranno dal campo di gioco, cortocircuitando le risposte avversarie in maniera persino più efficace di un semplice counter. Ma i trucchi di questi spiriti non sono finiti qui, grazie al Retro Chain, in 4x, capaci di dare protezione a un altro spirito oltre che flash a tutti loro. È il Silver Spirit, anche loro in 4x, che con il loro sacrificio ci offrono in cambio l'indistruttibilità a tutte le nostre creature. Insomma, abbiamo diverse creature intelligenti, in grado di fare molto di più che dei semplici bittanti, senza contare che annoveriamo nella tribe 4 Nebelgeist Herald, che tapperanno una creatura fastidiosa avversaria, e 2 Spectral Sailor, per avere in late game un draw engine aggiuntivo nel caso la partita andasse per le lunghe. Non possiamo però parlare di agro o di una vera e propria tribe se non abbiamo anche dei lord che pompino le caratteristiche delle nostre creature in campo, trasformando anche dei semplici 1-1 in bittanti rispettabili. Per fortuna abbiamo accesso a 4 Supreme Phantom, lord espressamente dedicato agli spiriti, e 4 Imperial Eagle, un surrogato più che valido per tutte le nostre creature volanti. Infine, anche se non è uno spirito, utilizzeremo 2 Brazen Borrowen, che con la loro avventura Appetitif ci offrono un effetto tempo utilissimo per scalzare gli ostacoli alla nostra avanzata dal cielo. Considerando il peso delle creature in questo archetipo, con ben 32 di loro a comporre l'ossatura del mazzo, è chiaro che non c'è molto spazio per le magie, anche se i nostri spiriti offrono più di una tecca di supporto alle nostre giocate. Con questa massa critica però risulta naturale provare a inserire una magia perfetta per impolpare il board, Collected Company, qui in 4x. Scavare nel nostro grimorio fino a 6 carte per mettere in campo 2 creature dal costo mana 3 o inferiore pare una manna dal cielo per un archetipo basato esclusivamente sulla nostra impostazione. Avremo solo bisogno di un po' di fortuna nell'estrarre le creature più adatte a rimpolpare la nostra fase agro con i bittanti migliori. Sostenere di fatto un tricolor senza supporto delle fetch non è certo un'impresa facile, ma la nostra fortuna è che la quasi totalità delle nostre magie è a base Azorius, mentre il verde ci servirà solo dal quarto turno in poi. Ecco perché faremo il pieno di Shockland con 4 Breeding Pool, 4 Hallowed Fontaine e 4 Temple Garden, non avendo troppi scrupoli di farle entrare stappate vista l'aggressività che vorremmo imporre alla partita. Puntando a giocare quasi sempre in risposta all'avversario, sarà naturale anche dotarsi di 4 Botanical Sanctum e 4 Glacial Fortress, così da avere nei primi turni in mano a disposizione per tenere sotto controllo la partita. Infine, resta ancora spazio per 2 isole e 2 pianure, giusto per avere la prevalenza di questi colori rispetto al nostro archetipo, dove predominio dei cieli sarà a base Azorius. Se da un lato ci troviamo di fronte a un agro atipico, pieno di trucchi e strategie tempo, dall'altro necessitiamo di diverse risposte per proteggere la nostra chiusura, altrimenti rischiamo di rimanere inermi rispetto alle minacce avversarie. Ecco perché decide di inserire una serie di risposte puntuali verso i permanenti, come 4 Deputy Detention, anche a rischio di indebolire la nostra strategia basata sugli spiriti, pur di avere delle risposte adeguate a permanenti fastidiosi come artefatti o planeswalker. Patendo i counter oltremodo, soprattutto se mirati ai nostri lord, ci vengono sicuramente in aiuti Mystical Dispute, qui in 4x, visto anche il loro basso costo di lancio verso le spell a base blu. Visto che non interagiamo per nulla con il nostro cimitero, dotarsi di 2 Rest in Peace risulta oltremodo efficace, tarpando le aree a tutti gli avversari che fanno largo uso di meccaniche di rianimazione. Il verde ci offre anche un altro modo curioso per interagire con le creature fastidiose, indistruttibili o che hanno Hexproof, grazie a 2 Permanent Mass, che con la loro abilità trasformeranno anche il più pericoloso dei bittanti in un innocuo 1-3 non più protetto. Resta ancora spazio per un paio di risposte puntuali, un Disdainful Stroke, un counter specifico per spell dal costo mana importante e un Settled Wreckage, una rimozione che esilierà le creature avversarie, perfette per gli Arclight Phoenix e per tutto quello che torna dal cimitero.
Infine inseriremo un Arcangelo Avacyn, un'ottima protezione per il nostro board, che nella sua trasformazione in Avacyn Purifier si tradurrà in una vera e propria finisher, pronta a punire dal cielo i nostri avversari. Se a prima vista questo archetipo appare semplice nella sua struttura, risulta estremamente versatile e imprevedibile agli avversari la sua azione, anche grazie alla possibilità di giocare contestualmente in risposta alle azioni del nemico e di turno. Abbiamo poi qualche tech aggiuntiva per variare alcune impostazioni, anche se il core del mazzo, basato sui nostri spiriti, deve restare più o meno invariato. Una prima scelta per cambiare un po' la lista arriva con i Bygone Bishop, che con la loro abilità di creare token indizio ci offre un motore di card draw aggiuntivo, non male per un mazzo che quasi sempre si svuoterà la mano in fretta. Se il nostro meta pullula di archetipi a base blu, potremmo introdurre qualche Mistcutter Hydra, così da avere un permanente protetto capace in late game di spezzare lo stallo in cui rischieremo altrimenti di incappare. Se invece dobbiamo affrontare creature o planeswalker rossi o neri, non è male inserire di side di Devout Decree, un bel incantesimo fatto apposta per Noro, senza contare che ci offrirà un effetto scry aggiuntivo, che male non fa. Infine, se preferiamo partire con una versione più budget a due colori, possiamo sopperire alla mancanza del verde e del potenziale dei Collected Company utilizzando i Curious Obsession. Un'aura che, da un lato, ci scopre il fianco a dei 2-1 non certo piacevoli, dall'altra, se giocato presto, ci offre un motore di card draw più che invidiabile, persino per un formato come il Pioneer. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.